relazione che è sicuramente una relazione non nuova, si parla di biopsia epatica e parliamo di qualcosa di veramente vecchio, insomma è ormai 150 anni che questa metodica è stata introdotta, ma praticamente negli ultimi 50-60 anni dalla spartiacque del lavoro di Menghini che ha diciamo, introdotto la tecnica percutanea con l'ago omonimo, questa è diventata una metodica uniforme, diffusa in tutto il mondo e in paesi occidentali. E altre due date diciamo, sono storiche da questo punto di vista perché hanno modificato un po' quella che è la, quelle che sono le indicazioni. Di fatto l'argomento delle indicazioni tecniche e complicanze, probabilmente le indicazioni è quello che è cambiato di più nell'arco di questi anni. Sicuramente i test genomici e anche i test genici, ad esempio per le malattie congenite, hanno ridotto le indicazioni diagnostiche fondamentalmente, e poi per quanto riguarda la prognosi, le metodiche non invasive di cui si parlerà successivamente. E quindi di fatto c'è stata una riduzione del valore diagnostico in senso assoluto diciamo, della biopsia epatica, mentre per quanto riguarda il valore prognostico, la biopsia epatica deve essere valutata adesso alla luce di queste altre nuove metodiche. Rimane un gold standard per quanto riguarda l'inizio della terapia, cioè il decidere in quelle malattie, soprattutto le epatiti virali croniche, se iniziare o meno, quando questa decisione è legata all'arco istologico, la biopsia epatica è sicuramente una indicazione certa. Esistono delle controindicazioni che sono assolute, ad esempio per quanto riguarda ascite o vabbè, ovvio il paziente poco cooperante oppure un'ostruzione biliare, altre invece sono, come vedremo, relative, tipo un'alterazione dello stato coagulativo, poi diciamo poco. Quindi sostanzialmente quando si parla di indicazione alla biopsia epatica si parla di un bilancio tra i rischi intesi non solo come complicanze ma anche i rischi di avere un frammento biottico non campione non diagnostico e invece i benefici che si possono ottenere da questa tecnica. Per quanto riguarda la diagnosi, dov'è che la biopsia epatica rimane ancora fondamentale? Sicuramente quando dobbiamo avere delle informazioni sulle cosiddette epatiti criptogenetiche, quelle forme di epatopatie croniche in cui tutti gli altri test non sono riusciti a darci delle indicazioni certe, e il corrispettivo della FUO, si potrebbe parlare per quanto riguarda la febbre, che anche questa è un'indicazione alla biopsia epatica diagnostica. E poi molto importante sono quelle forme invece, quelle overlap syndrome, quelle forme soprattutto autoimmuni in cui i test sierologici non riescono a darci delle indicazioni, la diagnosi clinica è molto difficile, oltre al coinvolgimento del fegato in malattie sistemiche. Per quanto riguarda il valore prognostico, lo abbiamo già detto, sicuramente è importante quando sapere la prognosi da un dato istologico ci permette di modificare poi il comportamento rispetto al paziente, ma soprattutto la cosa più importante probabilmente è la possibilità di modificare, cioè di scegliere se trattare o meno il paziente in base al dato istologico. Da questo punto di vista l'epatite C fa la parte del leone, perché in effetti in Occidente, soprattutto in Italia, ancora adesso continua ad essere la causa più frequente per cui un paziente viene sottoposto a biopsia epatica. E diciamo subito che attualmente, già da diversi anni, il paziente con cirrosi epatica, purché sia compensato, viene avviato alla terapia, ma diciamo, la diagnosi di cirrosi non è più una domanda che si chiede alla biopsia epatica, quindi come indicazione. Da questo punto di vista tutto lo spazio è aperto per le metodiche non invasive. Il problema riguarda le epatiti croniche da C, e da questo punto di vista le linee guida sono diciamo, abbastanza convergenti, sia quelle europee che quelle americane, sul fatto che la biopsia continua ad avere un ruolo fondamentale, continua a essere il gold standard, soprattutto grazie all'introduzione di queste metodiche che hanno semiquantitative, che hanno permesso di ridurre la variabilità dell'osservazione, quindi soprattutto test semplici come il Medley e lo Scheuer, che hanno fondamentalmente quattro gradi, ci permettono di dare una forza maggiore a questa stadiazione della fibrosi, che è il punto più importante per arrivare all'indicazione della terapia e che è ancora oggi la
fibrosi avanzata, quindi F3, F4. E in effetti la indicazione a biottizzare pazienti con genotipi 2 e 3 si è ridotta negli ultimi anni grazie al fatto che le terapie, la famosa triplice terapia, l'associazione il pegilato interferone A insieme alla ribavirina ha permesso di ottenere risposte fino all'80% e più, soprattutto in pazienti giovani, in questi genotipi. Fatto sì che l'indicazione a biopsizzare questi pazienti sia molto molto ridotta nel tempo. E per quanto riguarda invece i pazienti con transaminasi normali, nonostante un 25% sia stato visto che effettivamente si tratta di pazienti che hanno comunque una fibrosi elevata, in effetti il dato delle transaminasi nella stragrande maggioranza dei casi ci dice che si tratta di pazienti che hanno una epatite comunque con una fibrosi modica, quindi generalmente almeno gli americani sono per non bioptizzare questi pazienti. Noi invece tendiamo più a dare la possibilità di verificare se effettivamente esiste una possibilità di trovare quel 25% di pazienti con una fibrosi importante, che quindi possono poi, a seconda anche di altri criteri, essere avviati al trattamento. Per quanto riguarda invece la coinfezione HIV, sappiamo sicuramente che queste forme ci evolvono molto più rapidamente, quindi effettivamente la biopsia può avere un significato relativo. Per quanto riguarda le indicazioni, però, probabilmente qualcosa sta cambiando con l'avvento di questi nuovi farmaci, che peraltro in Italia sono arrivati un po' in ritardo rispetto in Europa, rispetto anche all'America, inibitore delle proteasi, che probabilmente aumenteranno in questa questa fetta di pazienti, cioè genotipo 1 non responder oppure relapse, le indicazioni alla biopsia, perché in questo caso bisogna che sia accertato che il paziente abbia una fibrosi elevata, una fibrosi severa, quindi molto probabilmente in questo settore. Naturalmente adesso stanno venendo fuori dati circa farmaci interferon free e questo cambierà un po' le cose. Per quanto riguarda l'epatite B, invece, continua a essere un gold standard. Le indicazioni della biopsia epatica ci sono per il paziente che deve iniziare la terapia, e questo fondamentalmente perché le linee guida un po' si uniformano sul fatto che questi tre parametri, HPV, DNA, transaminasi e severità della malattia interpretata come fibrosi, siano importanti per decidere se iniziare o meno la terapia. Anche qui la cirrosi viene trattata, ma la diagnosi non è appannaggio dell'istologia. Nei pazienti immunotolleranti invece, al contrario che nell'epatite C, qui molto spesso per immunotolleranti si intende quindi transaminasi nella norma bassa viremia, e si tratta di pazienti che hanno quasi sempre una fibrosi molto, molto scarsa o assente, per cui a meno che non ci sia una ripresa della viremia o un innalzamento delle transaminasi, indipendentemente dal fatto che sia un virus wild type o meno, il paziente non va biottizzato, va biottizzato quindi solo quando c'è una alterazione di questi parametri, viremia e transaminasi. Per quanto riguarda invece il controllo dopo terapia, effettivamente la indicazione a fare delle biopsie ripetute nel tempo, anche per valutare la prognosi, è uno degli altri settori, degli altri spazi che molto probabilmente la biopsia lascerà alle tecniche di indagine non invasiva. Nelle epatite alcoliche non ha mai avuto un grosso ruolo la biopsia epatica, nonostante sia in grado di differenziare, di stadiare molto bene la malattia, anche perché riesce a identificare delle caratteristiche come la fibrosi centrolobulare perivenolare, collegata tra l'altro anche all'ipertensione portale, e proprio perché si tratta di casi generalmente in cui la stadiazione non ha una grossa importanza. E, mentre molto, molto di più probabilmente nel tempo aumenteranno le indicazioni per quanto riguarda la NAFLD, cioè la patologia da non alcolica, la stetosi non alcolica del fegato. Si tratta sostanzialmente di una patologia nell'ambito di una malattia metabolica, della sindrome metabolica,
E effettivamente la biopsia epatica è l'unico tool che ci permette di differenziare una steatosi con una flocosi o una fibrosi lieve da un quadro severo con una fibrosi che può evolvere anche verso la cirrosi. Noi all'inizio, senza fare una valutazione istologica, non sappiamo quale di questi pazienti evolverà verso la cirrosi e l'eurocarcinoma. Attualmente negli Stati Uniti è quasi un'evoluzione epidemica, ma stanno aumentando molto i casi anche da noi. E la biopsia ci permette tra l'altro anche di caratterizzare i vacuoli, cioè una microstetosi da una macrostetosi più pericolosa dal punto di vista dell'evoluzione, e anche di quantificare la percentuale, oltre che di calcolare quindi la fibrosi e l'evoluzione verso la cirrosi. Sono stati pubblicati degli score istologici, quello di Brunt tra quelli più utilizzati, e anche degli score a punti che permettono di unire la percentuale di steatosi alla fibra di fibrosi per ottenere una diagnosi di certezza. I detrattori, dell'indicazione alla biopsia sono sostanzialmente quelli che continuano a puntare il dito verso l'assenza di una reale terapia. In effetti si tratta di terapia della sindrome metabolica to cure, quindi perdere di peso, attività fisica, alcuni farmaci epatoprotettori che non hanno mai dimostrato una reale efficacia. Probabilmente la vera utilità è nei soggetti giovani che hanno un aumento, ad esempio, delle gamma GT in assenza di una dislipidemia, in assenza di diabete mellito, in assenza di qualunque alterazione dell'assetto lipidico, e quindi potrebbero invece avere, ad esempio, un overlap syndrome, una forma autoimmune. Nella colangite sclerosante, questa si tratta di una forma autoimmune che interessa le grosse diramazioni biliari, una patologia fibrobliterativa, la diagnosi sostanzialmente si ottiene con una diagnosi di esclusione, tutti gli altri parametri anche della sierologia e soprattutto l'esclusione di una costruzione biliare. Il dato delle alterazioni, delle dilatazioni delle strutture, delle restringimenti delle vie biliari viene poi ottenuto con una tecnica di imaging, la propria risonanza, ed eventualmente con l'RCP che ci permette anche di fare delle dilatazioni nelle stenosi dominanti. Quindi in effetti la biopsia non solo non migliora di molto la stadiazione, ma può essere anche pericolosa per il rischio di emofilia o di complicanze settiche. Non è così invece per la cirrosi biliare primitiva, in cui in effetti ancora oggi, nonostante la diagnosi sia sierologica con la presenza degli AMA dal titolo, l'alfa fetoproteina elevata, però in effetti abbiamo la necessità di stadiare bene la malattia e abbiamo quattro gradi generalmente. Sappiamo che questo è il primo grado, il grado delle lesioni floride, non sempre viene visualizzato, quindi nonostante ci sia un'indicazione alla stadiazione, è vero pure che molto spesso quando si arriva già allo stadio cirrotico, di fatto è difficile poi fare una diagnosi differenziale. Molto importante nelle autoimmuni, per il problema che avevamo detto prima, si tratta di malattie in cui abbiamo un patto anticorpale che ci permette di fare diagnosi, ma esistono queste forme da overlap che molto spesso richiedono una conferma istologica, in particolar modo con questa epatite di interfaccia, e fare diagnosi in questo caso è molto utile proprio per la ricaduta terapeutica. Tra le malattie genetiche, l'emocromatosi si è avvalsa nella diagnosi del test genetico ormai da diverso tempo, però nel paziente con più di 40 anni, con ferritinemia molto alta, è necessario fare una valutazione, una stadiazione con una valutazione del ferro epatico. In questo caso vanno utilizzati anche di grosso calibro e può essere utile anche, come nel morbo di Wilson, fare più prelievi, almeno due, proprio per la distribuzione non omogenea di queste lesioni. Nel Wilson, malattia molto rara, generalmente sono pazienti che fanno riferimento a centri di riferimento nazionali o internazionali, esistono degli score. Per avere una diagnosi bisognerebbe avere comunque anche delle alterazioni neurologiche o un quadro RMN positivo. Molto spesso tutte e tre queste cose insieme non riusciamo ad averle, e la biopsia, quindi, oltre che dal punto di vista di stadiazione, ci permette anche di confermare una diagnosi. Nei trapianti ha sempre avuto un ruolo fondamentale, sia nelle fasi immediate che successivamente, e l'indicazione a fare delle biopsie ripetute nel tempo con cadenza semestrale o annuale si è
affermare i centri trapianti italiani, soprattutto per quanto riguarda l'epatite C, che recidivano nella quasi totalità dei casi e vanno rapidamente verso la cirrosi epatica, anche se attualmente la maggior parte dei centri utilizza il fibroscan proprio per poter valutare nel tempo l'evoluzione di questi pazienti. Rimane importantissima invece per la diagnosi delle recidive, delle malattie che hanno portato al trapianto, e come dicevamo prima, tutti quei casi di febbre o di ipertransaminasemia di NDD che poi possono portare dei risultati inattesi di qualunque tipo. Il tutto va bilanciato naturalmente con i rischi, di cui parlavamo, e bisogna dire innanzitutto che la mortalità esiste, è una mortalità che in effetti in letteratura è difficile da estrapolare dai dati della letteratura, perché si parla di lavori scientifici che con i pazienti più diversi possibili, aghi con calibri diversi, ma sicuramente il dato riportato varia da 1 a 1000 a 1 a 10.000, praticamente tutti per problemi collegati a emorragia. Questo è molto importante anche perché ci deve far riflettere sul ruolo, quando parliamo di rischio fondamentalmente parliamo di rischio emorragico, nella maggior parte dei casi si tratta di complicanze emorragiche precoci o comunque nelle prime ore, al massimo 5-6 ore dopo la biopsia. Questo dato della mortalità che comunque esiste è un dato che deve essere tenuto in considerazione quando si presenta il consenso informato al paziente, ed effettivamente se riportato nel consenso il fatto che esiste la possibilità della mortalità sicuramente incide sulla scelta del paziente. Circa il 6% invece sono le complicanze minori, se intendiamo quelle che non hanno portato al rischio di vita del paziente, comunque la metà sono complicanze emorragiche. Probabilmente c'è una sottostima perché molti piccoli ematomi subcapsulari non incidono sullo stato clinico del paziente o ad esempio sulla valutazione dell'emoglobina, molto probabilmente quello che abbiamo è solo la punta dell'iceberg. Comunque, in effetti, andando a vedere un po' quello che è stato pubblicato sul rischio emorragico, non esistono dei dati certi che ci permettono di dire quali siano i valori cut-off da tenere presente per poter sottoporre il paziente a biopsia epatica, ma si possono estrapolare dei dati indicativi, e in Italia noi generalmente nei lavori italiani si tiene conto del PT e delle piastrine piuttosto che dell'INR, che in realtà è molto probabilmente molto più sensibile per quanto riguarda il rischio emorragico. Nei paesi asiatici invece si utilizza molto il lead time. C'è da dire comunque che anche se tutti questi valori sono comunque compatibili con una biopsia epatica, il rischio emorragico tende a essere indipendente da questo. Quindi, nonostante questi siano dei parametri di sicurezza, non è detto che il paziente che abbia questi parametri poi non possa avere un sanguinamento occulto. Molto importante è il discorso che riguarda i FANS, molto diffusi, soprattutto in profilassi, e dovrebbero essere sospesi per almeno 10 giorni. Anche perché alterando la funzionalità delle piastrine noi non riusciamo a sapere dal numero delle piastrine se effettivamente vi è un rischio emorragico, cosa che invece possiamo fare con i tipumarologici, perché lo controlliamo con l'INR. E l'altro rischio è quello del fatto di avere un campione, abbiamo detto, non valido. Questo in parte è legato a problemi intrinseci della biopsia. Noi andiamo a pungere dei fegati nell'epatopatia che chiamiamo diffuse, ma molto spesso non lo sono, come nella colangite sclerosante o nell'epatite C. Sappiamo ad esempio che la fibrosi inizia preferibilmente nel lobo sinistro, quindi esiste comunque un errore legato proprio al fatto di andare a prelevare un quantitativo di parenchima epatico minimo rispetto all'organo, che probabilmente non supereremo mai con questo tipo di procedura. Mentre sicuramente il fatto di aver introdotto dei test, come dicevamo prima, molto schematici, semi quantitativi, ha ridotto la variabilità dell'interpretazione, anche se c'è da dire che è riportato quasi sempre un errore che soprattutto nei centri più periferici, non specializzati in patologie epatiche, è sempre presente, quasi sempre come sottostima, per cui non è sbagliata l'idea di un second opinion. Si può comunque sicuramente cercare di migliorare per quanto riguarda
l'errore di campionamento. Come? Aumentando fondamentalmente il numero di prelievi oppure aumentando la quantità di materiale che noi andiamo a prelevare. Naturalmente questo a scapito della sicurezza, quindi si tratta sempre di fare una valutazione tra i rischi e i vantaggi. E sicuramente sappiamo che aghi sottili, quindi intendiamo al di sotto di un millimetro, sono aghi che hanno un'invasività ridotta, ma hanno anche una scarsa capacità di ottenere dei buoni frustoli per le epatopatie croniche. Così come sappiamo che nelle forme in cui addirittura è sospetta una cirrosi è necessario utilizzare particolari tipi di aghi taglienti, cioè aghi tranciati, come dicevamo, soprattutto quando sospettiamo una cirrosi. Comunque, ormai da diversi anni questi lavori, che hanno tra l'altro dato luogo anche a delle linee guida dei patologi italiani, sono stati accettati nella comune pratica, oltre che nella letteratura, per cui attualmente sappiamo che per ottenere, almeno per controllare le epatiti virali croniche, una frustolo sufficiente a una diagnosi, è necessario che abbia 11 spazi portali, almeno 11 spazi portali. Questi corrispondono, è stato dimostrato anche in maniera abbastanza elegante, a un frustolo di 2 cm di lunghezza se si usa un ago da 16 gauche, oppure 2 cm e mezzo se si usa un ago da 18. Quindi abbiamo già delle idee su come ridurre l'errore di campionamento. Da questo punto di vista, probabilmente usare un ago più grande è meglio, anche perché normalmente noi andiamo a cercare la fibrosi severa, quindi dobbiamo sospettare che questa fibrosi ci possa dare dei problemi per quanto riguarda soprattutto la frammentazione del frustolo qua. Gli tipi di aghi sono di due famiglie fondamentalmente, per chi non avesse per chi si fosse perso nei nomi. Obiettivamente parliamo di aghi da suzione, che sfruttano un meccanismo di pressione negativa, e aghi trancianti, che invece tagliano letteralmente. È chiaro che questo tipo di sistema, che poi deriva dall'ago classico di Menghini, è meno invasivo perché ha solo un meccanismo di suzione, ma funziona nel fegato sano. È chiaro che se abbiamo della fibrosi, il parenchima epatico non viene facilmente aspirato e può frammentarsi. Così come, pungendo piccoli vasi venosi, noi possiamo perdere la pressione negativa e quindi perdere anche la capacità di aspirare il materiale. Però è anche vero che l'operatore si rende conto al momento del prelievo se non ha prelevato materiale o se ha prelevato un materiale frammentato, e può ripetere la procedura, magari cambiando ago, utilizzando un ago tranciante, che in questo caso permette di ottenere un frustolo sicuramente più integro, ma il limite fondamentale è quello che effettivamente, avendo una culla fissa, noi non possiamo aumentare la lunghezza, diciamo, del frustolo che vogliamo ottenere, dobbiamo adeguarci a questa lunghezza. Ovviamente piccoli vasi possono essere tranciati, quindi con una aggressività maggiore. E il numero di passaggi sicuramente aumenta il rischio, però obiettivamente almeno fino a 2 passaggi non dovrebbero aumentare significativamente, in base a quello che sappiamo anche dalla letteratura, il rischio. E l'indicazione c'è comunque quando, dopo un primo prelievo, l'operatore si rende conto di non avere in mano un frustolo buono per un'analisi istologica. E naturalmente anche l'esperienza dell'operatore è importante, non soltanto per il rischio, ma anche per la possibilità di avere un materiale diagnostico. Da questo punto di vista è stato pubblicato questo lavoro, che parla di 20 biopsie, uno studio multicentrico, credo svizzero. In effetti, molto probabilmente nella pratica clinica sappiamo che centri che fanno almeno 50 biopsie l'anno hanno sicuramente una resa maggiore anche in termini di qualità del frammento. E per quanto riguarda la metodica, ovviamente la percutanea è il gold standard, per ovvi motivi che altre tecniche di biopsia sono più indaginose, costose e soprattutto più pericolose, vengono fatte in condizioni particolari. E il discorso è come utilizzare la guida e soprattutto se utilizzarla. Questo perché in effetti, nonostante sia in effetti il centro della relazione,
non è un qualcosa che se si va a vedere la letteratura è dato per certo. Sicuramente se dobbiamo fare un paragone fra l'ecografia e altre tecniche di guida, non c'è dubbio che l'ecografia è più economica e anche meno invasiva di altre metodiche come la TAC. Tuttavia continuano a uscire lavori che mettono in discussione la utilità della guida ultrasonografica, almeno per quanto riguarda la durante la procedura. Diciamo che è abbastanza accettato che l'ecografia o comunque un'altra tecnica di imaging venga fatta per un planning pre-trattamento, ma non, almeno per quanto riguarda i lavori anglosassoni, durante il trattamento. Questo è il primo lavoro fatto molti anni fa, ormai da Rapini in Pacella, un trial che metteva in evidenza la superiorità della tecnica guidata con un accesso sottocostale rispetto alla tecnica alla cieca. In effetti anche Catulelli aveva messo in evidenza come la guida ecografica, qui si parlava in realtà di assistite, aumentava la resa diagnostica oltre che incidere sul rischio di complicanze. In effetti è stata definita anche come la guida ecografica o l'assistenza ecografica come cost effective, proprio perché riducendo le complicanze e quindi anche i costi di degenza del paziente o di assistenza del post operativo fosse dal punto di vista anche economico vantaggioso. Tant'è che praticamente nella pratica clinica attualmente il ricovero ospedaliero ordinario è stato abbandonato in favore degli hospital, e questo anche perché si è visto che le complicanze erano osservate più che altro in un periodo relativamente limitato di tempo. Questo nostro lavoro a tutt'oggi è ancora l'unico che confronta, seppur un lavoro retrospettivo, la guidata rispetto all'assistita per quanto riguarda l'efficacia della diagnosi di epatite cronica. E questo perché il numero di campione era abbastanza ampio e soprattutto l'operatore era lo stesso, l'ago lo stesso, anche chi analizzava questi campioni. Abbiamo dimostrato che in effetti la tecnica ecoguidata rispetto a quella assistita dava dei campioni più lunghi e con un numero di spazi mortali maggiori, probabilmente per la maggiore sicurezza dell'operatore che riusciva così a ottenere dei frustoli maggiori. Quindi, andando nel dettaglio della procedura, sicuramente si può ancora scegliere per il ricovero, non è necessario effettivamente fare un disagio. L'importante è stressare l'anamnesi farmacologica per quanto riguarda la sospensione dei farmaci antiaggreganti almeno 10 giorni prima. È necessario naturalmente che il consenso informato sia quanto più dettagliato, però senza in questa maniera terrorizzare il paziente indicando tutte le complicanze. Si può, diciamo, ogni centro dovrebbe formare un proprio consenso informato basato sulla propria casistica. È necessario un accesso venoso, non tanto per la profilassi antiemorragica o antibiotica, quanto per la possibilità di intervenire poi successivamente in caso di complicanze. E il planning demografico. L'anestesia locale, una blanda sedazione combinata, midazolam sicuramente riduce le crisi vagali, il dolore e quindi anche i movimenti inconsulti che potrebbero provocare dei traumi. È una procedura che non richiede una particolare sterilità, naturalmente un coprisonda o un gel sterile è utile per evitare infezioni più che altro cutanee, e è molto importante rispettare l'apnea, cioè fare nel percutaneo una campionatura nella fase di apnea, per cui generalmente si chiede al paziente di mantenere il respiro, oppure si può fare anche, come si vede qui, nel respiro spontaneo. Il fatto che l'ago venga seguito durante la procedura nelle tecniche ecoguidate ci permette di intervenire anche nel momento in cui il paziente spontaneamente trattiene il respiro, quindi evitiamo in questa maniera rischi. Il monitoraggio ecografico spesso è poco effettuato nel post, e in effetti è molto importante perché ci permetterebbe di vedere anche quelle piccole raccolte che magari non hanno determinato un problema clinico evidente. È importante naturalmente che ci sia la possibilità ovviamente di un intervento chirurgico. L'ideale sarebbe la presenza di una radiologia interventista o di un radiologo interventista, perché effettivamente in caso di sanguinamento
una embolizzazione potrebbe essere più utile di un intervento chirurgico. Concludo dicendo che sono state prodotte linee guida negli ultimi 10 anni dalle società scientifiche inglese di gastroenterologia degli patologi americani sulla biopsia epatica, non dagli italiani. In realtà proprio in queste linee guida non si parla della guida ecografica come necessaria alla biopsia, e questo probabilmente è dovuto anche a un fatto culturale legato al fatto che gli anglosassoni hanno dedicato l'ecografia ai tecnici radiologi, quindi molto probabilmente il clinico poi ha meno attitudine, meno manualità ecografica diagnostica, quindi si dedica meno all'interventistica. Vi ringrazio.